Ora, naturalmente, dato che devo fare questo video, stanno passando tutte le macchine che non passano mai, perché questo posto è deserto. Però, dato che ho acceso la telecamera, stanno passando tutti. Se spengo la telecamera, spariscono tutti, come quella puntata della Pantera Rosa. Benvenuti a tutti, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, e questa è la rotonda di 3 miglia, in mezzo alla campagna, pressoché in mezzo al nulla. Cominciamo. Sigla. Le rotonde, croce e delizia degli automobilisti. Croce perché si mette all'incrocio al posto dell'intersezione X. Delizia perché, boh, dovrebbe rendere il traffico più snello e più scorrevole rispetto all'uso di un semaforo. Ora, voglio mostrarvi due rotonde molto particolari che ci sono qui a Siracusa. Entrambe sono in viale Paolo Orsi, che è la strada che porta all'uscita sud di Siracusa. La prima non è questa, anche se siamo in viale Paolo Orsi, perché è in siracusano. La prima è una rotonda temporanea, ci sto arrivando in questo momento, che è stata messa in occasione di un grave incidente nel quale ha perso la vita un ragazzino di 17 anni, e che è stata molto discussa perché, sì, d'accordo, è stata messa perché c'è una certa pericolosità di questo incrocio. Ecco, questa è la rotonda. C'è una certa pericolosità di questo incrocio, ma ci poteva essere, visto che c'è un passaggio da un lato e un passaggio dall'altro, e due rotonde ai due punti opposti, e la strada è molto larga, ci poteva essere, secondo molti, piuttosto un grande spartitraffico che separava le due carreggiate, anche perché attualmente ci sono comunque le due strisce continue al centro della carreggiata, che spesso vengono ignorate. Mi dispiace dirlo, ho visto diverse volte accadere degli incidenti in questa strada soprattutto per questo ragionamento, perché c'è chi deve andare dall'altra parte, allora prende e taglia la strada a tutti. Detto questo, questa a cui sto arrivando è la seconda rotonda di viale Paolo Orsi, proprio quella in fondo a viale Paolo Orsi. Questa rotonda ha una storia molto più particolare, è una delle prime rotonde fatte a Siracusa, ma molto tempo fa, prima che venisse di moda fare rotonde dappertutto. È una rotonda molto grande, praticamente è stato costruito questo meccanismo pazzesco, è una sorta di rotonda magica, perché qua abbiamo una mezza rotonda, che permette di svoltare da una parte senza dover percorrere tutta la rotonda, e qua lo sto facendo apposta questo giro lungo. Abbiamo una rotonda laterale aggiuntiva che permette sempre di fare una svolta immediata senza dover percorrere tutta la rotonda. La rotonda magica cos'è? Avrete visto sicuramente quella in Gran Bretagna, quella che viene annunciata da questo cartello e che poi si presenta in questo modo allucinante che il buon Paolo Attivissimo spiegava. In effetti molto gli europei restano confusi, intanto dalla fotografia che è scaltata da un'altezza che confonde le idee, poi è una rotonda che sta in Gran Bretagna, dove la guida è rovesciata, si guida sull'altro lato della strada, c'è la guida a destra, si tiene a sinistra, quindi un po' ci si confonde le idee, però una volta spiegato, una volta assunto il ragionamento, in realtà è molto intelligente, perché c'è una rotonda grande, però se io devo andare nell'incrocio, devo uscire nella stradina più vicina a me, invece di dover fare l'intera rotonda, posso scavalcare facendo due rotonde piccole. La rotonda di viale Paolo Orsi, quella di fondo di viale Paolo Orsi, ha sostituito un semaforo abbastanza complesso che c'è stato per anni. Quando io ero piccolo, e in estate, luglio-agosto, volevamo andare al mare, quella strada rappresentava il collo di bottiglia di Siracusa. Dovevamo svegliarci alle 5:30 del mattino e dovevamo partire prima delle 7 di domenica mattina. Già c'erano quelli che si sentivano più intelligenti, alle 7:15, 7:20 cominciava la fila. La fila di viale Paolo Orsi
cominciava, ma molto prima, Viale Paolozzi è lungo più di un chilometro, la fila cominciava molto prima, perché tutti i siracusani si imbottigliavano in quel punto per andare al mare, quindi rischiavi per andare a fare Siracusa-Fontane Bianche, saranno 15 chilometri, 16 chilometri, per fare quella strada rischiavi di stare in fila per due ore, metterci due ore sotto il sole d'agosto, nella macchina arroventata. Parliamo dei primi anni Ottanta, mica c'avevamo l'aria condizionata, l'aria condizionata in macchina, in quale film? C'avevamo una vecchia 500 blu. Da allora, dopo che è nata questa rotonda, che è stata all'inizio molto criticata, soprattutto perché è molto grande e costringeva anche a fare un giro molto strano, eppure io non ho più visto, anche nelle estati più calde, nei momenti più complicati, con tantissima gente che va al mare, non ho più visto gli ingorghi pazzeschi e paurosi che vedevo quando ero più piccolo. La rotonda nasce come un sistema per rendere più efficiente l'attraversamento di un incrocio, e di questo ce n'ha dato prova la trasmissione MythBuster. Qualche tempo fa hanno fatto un esperimento, hanno costruito un incrocio, la classica intersezione a X, hanno messo degli autisti volontari a percorrere questo incrocio, ognuno, una volta arrivato all'incrocio, aveva una direzione da prendere, e hanno cronometrato 15 minuti, dice «vediamo in 15 minuti quante auto riescono a passare in un'intersezione a X». Fatto questo, hanno costruito una rotonda, la classica rotonda tra quattro strade, vediamo in 15 minuti quante auto riescono invece ad attraversare la rotonda. Ora, la prima cosa che si notava subito, sulla classica intersezione a X passano al massimo una o due auto contemporaneamente, mentre all'interno di una rotonda riescono a esserci contemporaneamente sempre due, tre, talvolta quattro o addirittura cinque auto, sono sempre all'interno della rotonda. Questo ha reso non solo visivamente il risultato più funzionale, ma a conti fatti, alla fine dei 15 minuti, nella classica intersezione X sono riusciti a passare 385 auto, mentre nella rotonda ne sono passate addirittura 460, un miglioramento del 19,5%, quasi il 20%, quindi sì, decisamente la rotonda è una maniera più efficiente, più efficace di regolare il funzionamento di un incrocio. Ci sono delle città che hanno scelto di non avere più nessun semaforo. Credo che la prima in Italia sia stato il comune di Egna, in Trentino, anche se come esempio mi pare ben poco calzante, prima di tutto perché Egna è una cittadina abbastanza piccola e perché, pur essendo di passaggio per salire in Val di Fiemme, metà della città è anche isola pedonale o comunque zona traffico limitato, quindi come esempio non mi pare molto calzante, cioè nel senso che sì, d'accordo, è stata una scelta molto particolare, però sono riusciti a ottenere questo risultato, ma non si può ottenere un risultato del genere in una grande città, in una metropoli. Togliere tutti i semafori e mettere solo rotonde, in, non so, a Roma o a Milano, creerebbe un ingorgo colossale, come quegli ingorghi in Cina che sono rimasti bloccati 3-4 giorni, no? Un altro posto dove sicuramente sarebbe controproducente mettere una rotonda è l'incrocio maledetto che ho sotto casa, di cui ho già parlato nel mio vlog in cui ho parlato di incidenti stradali. Ma questo è quello che penso io sulle rotonde e sugli incroci. Insomma, riassumendo, io penso che ci sono situazioni nelle quali la rotonda può essere una maniera veramente efficace ed efficiente di risolvere il problema di un incrocio, e ci sono situazioni nelle quali una rotonda può essere totalmente controproducente, può essere peggiore della soluzione iniziale. Questo, appunto, è quello che penso io. Voi invece che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DDVOTR. Fatemi sapere se la vostra città ha una marea di rotonde, le ha sperimentate, ci ha levato mani, ha una marea di semafori, e se stanno utilizzando i semafori intelligenti, che adesso vanno molto di moda, se invece avete le rotonde anche dentro casa per andare dalla cucina al salotto, non lo so.
fatemelo sapere. E detto questo, dato che ho concluso, vi ricordo sempre di farmi sapere se volete che tratti un argomento particolare su Diario di Viaggio on the road, con un commento sempre qua sotto. Vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete già fatto, è gratuito, assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E inoltre, se vi iscrivete anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene ragazzi, questo è tutto, per cui, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!